Salve a tutti ragazzi, sono Mr. X e questa è la sesta parte di Resident Evil 2 DualShock Edition con Leona. Praticamente, dopo aver sconfitto il boss precedente e aver incontrato Ada nelle fogne, di conseguenza è logico dover cercare una via di fuga. In primis raccogliamo le piantine blu necessarie se nel caso veniamo avvelenate. Tendo appunto a ricordare che è la versione normale, quindi la difficoltà è un pochettino più complessa del solito, comunque indipendentemente da tutto, la versione DualShock Edition mostra una grafica molto più eccellente rispetto alle grafiche, alla grafica della versione canonica, infatti l'avrete visto anche che la risoluzione è decisamente decente. Adesso ho preso un attimo dal box le piantine mischiate con le verdi e rosse in modo tale da ottenere i misceloni potenti. E grazie a questo serviranno per ripristinare tutta l'energia e non solo, anche nel caso siamo avvelenati, allo stesso tempo può curarci definitivamente. Prima di proseguire con la normale storia, è bene ricordare che spostando questo piccolo armadio troviamo un piccolo passaggio segreto, ovvero basta semplicemente aprirlo, molto bene, e scendiamo giù per la scala, e qua troveremo ogni ben di Dio, che possa essere ovviamente utile contro gli zombie e creature varie. Fortunatamente abbiamo dietro l'accendino, utilizziamolo con questa lampada qua, avete visto? Perfetto, abbiamo acceso, qua c'è qualcosa che brilla per trovare i colpi della Magnum. Poi attenzione da questo lato qui, ragazzi, cosa decisamente importante, guardate qua, accendere nuovamente il lampione, o meglio la torcia, giusto per posizionarsi anche in maniera più corretta e salda, e troveremo delle cartucce per il fucile. E lascio anche un grande saluto a un caro amico Super Mario Bros. Che quando carico le parti di Resident Evil, lui ci lascia sempre una buona soluzione, anche se poi in questo caso mi aiuta anche con la traduzione, dato che io con l'inglese non me la cavo molto. Lui, bene o male, visto che capisce l'inglese, da quel che ho capito, mi aiuta e lascia sotto una recensione in modo tale che se un utente ha bisogno di una traduzione può leggere anche di sotto quello che scrive questo caro amico. Grazie per il supporto che mi lasci. E quindi di conseguenza adesso vi lascio leggere questo file per chi è in grado di leggerlo, per chi magari è un americano che ha intenzione di leggere tutto qua, troverà di tutto. Altro non ho da dire. Attualmente adesso, vabbè, dopo aver letto il file dobbiamo proseguire con il controllo delle fogne. E qua incontreremo di tutto e di più, ragazzi. Molto interessante. Adesso ridepositiamo ciò che non serve, ovvero i proiettili della Magnum. E possiamo finalmente proseguire per la nostra avventura. Attenzione, qua nell'armadietto esiste uno spray di pronto soccorso, però come avete ben capito io non ho intenzione di utilizzare per nessun motivo gli spray di primo soccorso, anche perché li ritengo non utili per il punteggio finale, buono insomma. Certo, ovviamente se ve ne fregate del punteggio potete tranquillamente usarlo, cioè se voi interessa per finirlo solo per vincerlo, ok. Io invece offro una soluzione anche per ottenere il punteggio potente. Attenzione ragazzi che adesso parte un filmato, avete visto questa signora col camice? Non è altri che Annette, ovvero la moglie di William Birkin, che è lo scienziato che ha creato il G-Virus. Ovviamente Leon è stato colpito perché ha salvato Ada da morte certa. E adesso prenderemo nuovamente il controllo dei panni di Ada e scopriremo, diciamo, la verità di Ada, che in realtà è una spia mandata per recuperare il campione del G-Virus. E di conseguenza adesso vedremo tutto. Una parte piuttosto breve, più con dobbiamo semplicemente seguire Annette da questa conduttura qua, da questa scala che porta ad una conduttura ventilata. Saliamo le scale. Ok, ragazzi, adesso cosa decisamente importante, correre rapidamente dall'altro lato, perché ci sono degli scarafaggi che tendono a farci molto male e dobbiamo muoverci e scendere dall'altro lato della scala. Bisogna farlo molto rapidamente, eh? Perfetto, adesso partirà un altro filmato dove vedremo Annette che spara alla mano di Ada facendogli cadere l'arma. Eccola qui, ragazzi, questa è Annette Birkin, la moglie di William Birkin, nonché madre di Sherry Birkin, che incontreremo più che altro nella versione di Claire A e B e anche nel finale di Leon B, se non erro. Praticamente scopriremo che è una spia più che altro
e tendo appunto a ricordare, ragazzi, che Annette ha visto, diciamo, alla scena della trasformazione di William, quando i soldati dell'unità di Hank hanno tentato di rubargli la valigetta contenente il G-Virus. E di conseguenza, ragazzi, ha scatenato tutto il guaio e il problema. Perché tutto è partito da lì, ragazzi. La fuga del virus, tutto, tutto è partito da lì. Perché in quella valigetta che erano presenti più che altro altri campioni di virus che ovviamente sono stati i roditori che hanno, diciamo, portato l'infezione in giro e di conseguenza il caos a Raccoon City. È tutto dovuto al prossimo filmato che vedrete. Cosa è successo e cosa ha scatenato tutto questo guaio nella città di Raccoon City. Quindi, ragazzi, tra poco preparatevi al filmato perché Annette spiegherà tutto quanto è successo. Ovviamente Ada dirà che era venuto a cercare John, se non ricordo male, ma poi scopriamo che John è morto. Ecco qui, ragazzi, l'unità di Hank. Che bello questo filmato. E inoltre, ragazzi, se realizziamo completi tutti gli scenari A e B, sia di Leon che di Claire, avremo la possibilità di sbloccare Hank, ovvero The Fourth Survivor. Cosa che ho intenzione anche di farvi vedere del resto. Ecco qui, praticamente sono venuti qua a reperire il campione del virus, ovviamente Birkin non glielo lascia tranquillamente, però qualcosa fa scattare la molla dei soldati, quando questo piccolo campione è caduto e di conseguenza un soldato ha aperto il fuoco massacrando Birkin. Ovviamente adesso gli rubano più che altro la valigetta, però guardate cosa ha Birkin in mano, la moglie è venuta ad assisterlo, perché cercare di curarlo. Ma adesso voi vedrete che cosa ha in mano. Se avete notato, sulla mano sinistra aveva in mano una siringa. Eccola qua. Guardate, eh. Adesso vediamo i soldati che tendono a fuggire, che hanno recuperato tutti i campioni e tutto. Però allo stesso tempo guardate che cosa succede. Si inietta il G-Virus, causando in lui tutte le trasformazioni che abbiamo assistito o che assisteremo sino ad ora. Spiegando appunto che sono stati i ratti che hanno creato tutto questo casino, diciamo. Anche se tentano di colpirlo, non c'è stato proprio verso, ragazzi. Ormai è totalmente arrabbiato e incavolato. Che ha massacrato praticamente tutta l'unità di Hank. Tutta, eccetto lui, Hank stesso. Eccolo qua, arrabbiatissimo, che ha massacrato praticamente quasi tutti i soldati, eccetto Hank stesso. Che infatti lui non si sa più che fine ha fatto. Nel Fourth Survivor praticamente lo troviamo svenuto, come se avesse sicuramente ricevuto una bella tramortita. E avete visto quindi, come vi dicevo io in precedenza, i ratti hanno permesso la diffusione del virus G. Adesso vedrete cosa succede, che Ada tenta, diciamo, di reagire e avrà ovviamente la meglio buttando Annette giù per il condotto fognario. Adesso non ci resta far altro che, vabbè, reperire l'arma, giustamente, e poi proseguiamo sempre per questa strada qua. Non, è inutile andare dall'altro lato e prendere il medaglione perché Ada direbbe che non gli serve, un oggetto che attualmente non gli serve. Dobbiamo scendere per il condotto qua, per queste scale, e di conseguenza apparirà un altro piccolo filmato con qualcosa che emerge, diciamo, dalle fogne. Qua non lo farà vedere, ma più che altro è un enorme coccodrillo che tra poco dovremo affrontare con Leon. Adesso Leon, colpito dalla pallottola, un po' sanguinante, tenterà di riprendersi e andare a vedere dove si è cacciata Ada. E poi vedremo tutto il resto. In primis mi ero dimenticato di una cosa, ragazzi. Leon
Torno un attimo indietro perché mi ero dimenticato di prendere la manovella, decisamente importante per attivare lo scambio di ponte che è presente al piano superiore e per portarlo dal nostro lato e allo stesso tempo riscambiarlo per permettere poi di passargli sopra. È un giro un pochettino complesso da spiegare, ma vedrete a parole che cosa intendo. Per coloro che magari effettivamente non lo sanno, ma per coloro che effettivamente conoscono, diciamo, il gioco, sarà veramente tutta un'altra cosa, un'altra faccenda. Ok, adesso proseguiamo, riprendiamo la strada che abbiamo fatto con Ada e entriamo in questa porta. Allora, in primis vi dico che non possiamo raggiungere la scala perché vedete che la ventola è entrata in funzione, qualcuno l'ha attivata e di conseguenza non possiamo passarci. Esaminiamo il cadavere, diciamo, dei soldati qua. Troviamo dei colpi della pistola e un medaglione argenteo raffigurante un lupo. Questi erano presenti nel primo Resident Evil, che servivano per attivare il passaggio segreto che si nascondeva nella fontana che con di conseguenza conduceva nei laboratori segreti. Attenzione a queste tarantole qua che sono decisamente un po' cattive e possono avvelenarci se noi non stiamo attenti. Io consiglierei di ignorarle perché non fanno altro che creare, diciamo, danno se e spreco di munizioni. Quindi consiglio immediatamente di evitarle. Utilizziamo il medaglione, track, ovviamente l'ho utilizzato subito per avere uno spazio libero nell'inventario ed entriamo in questo deposito qua. Perfetto, adesso avviciniamoci qua dentro e attiviamo, grazie all'utilizzo della manovella, lo scambio di ponte. Visto? Attiviamo lo scambio di ponte e attraversiamolo, raccogliamo ovviamente tutto ciò che adesso ci serve. Prima riutilizziamo di nuovo lo scambio. Prima riattiviamo di nuovo lo scambio di ponte per rimandarlo al piano di sopra e poi raccogliamo le piantine che possono servire a noi. Prendiamo le piantine. E i proiettili per il fucile presenti in questo lato qua. E siamo a quota 44 colpi, dai, non male. Ed entriamo poi nella porta. Perfetto, ragazzi. Allora, esistono due modi per sconfiggere questo boss, se vogliamo definirlo boss. Più che altro è. Si può anche affrontarlo tranquillamente con le armi e tutto, con la Magnum, col fucile o come diamine volete, però esiste la tecnica della bombola di gas che una volta che l'ha ingoiata basterebbe semplicemente un colpo di pistola allo stesso tempo per causare la morte immediata facendoli saltare. Premiamo il tasto per far scendere, diciamo, la bombola in modo tale che il coccodrillo la ingoi, la mette in bocca più che altro. Perfetto, adesso l'ha ingoiata, un colpo secco e patatract, fatto saltare in aria totalmente. E il boss se n'è andato. Se n'è andato e di conseguenza, ragazzi, adesso basta sbloccare un attimo il portone. Perfetto. In caso di emergenza ovviamente si chiude. Adesso noi entriamo nella discarica, proprio nella discarica vera e propria dove vengono lasciati tutti i rifiuti dei laboratori. E adesso andiamo da Ada. Saliamo qua sopra. Ovviamente Leon è un po' ferito, adesso Ada si prenderà cura di noi bendandoci la ferita e poi potremo proseguire tranquillamente la missione. Perfetto, adesso avremo proprio la possibilità di proseguire. Ricordo che una volta che siamo saliti le scale, c'è un medaglione d'oro da prendere, che è il medaglione dell'Aquila, che sarà a questo punto necessario anche lui da inserire vicino alla presa dove c'era quella che abbiamo inserito il medaglione a forma di lupo, in modo tale che la cascata lì che blocca il passaggio si fermi e ci permetta appunto di passare.
Eccolo qui, come vi dicevo. Perfetto, adesso qua è presente un file che se volete leggerlo, leggetelo pure. Per chi magari conosce l'inglese, sicuramente molto meglio di me, anche perché sapete che io con l'inglese faccio veramente schifo. Ok ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo file. Scusate la mia assenza più che altro, ma ho preferito lasciare magari colui che riesce a leggerlo, leggerlo proprio in santa pace. Adesso che abbiamo ancora la manovella, dobbiamo utilizzarla qua per fermare la ventilazione, perché se no non possiamo di conseguenza passare di sopra. Perfetto, adesso qua tutte le ventole si fermeranno e noi possiamo salire proprio in santa pace, in tranquillità. E dopo aver, diciamo, inserito il medaglione dell'aquila, arriveremo in un punto dove esiste una funivia. E lì la situazione comincerà a prendere una piega un po' diversa. Ora dovremo rifare un po' tutto il giro. Al posto delle tarantole adesso ci saranno degli zombie, che invito caldamente proprio di ignorarli totalmente perché alcuni sono lì fermi, sono in acqua. Li lascio veramente proprio stare perché sarebbe uno spreco proprio di colpi e di tempo. Specialmente anche energia nel caso vi becchino. Attenzione. Ok, Ada è stata avvelenata, però a noi non ci interessa. Utilizziamo il medaglione per fermare così la cascata che blocca il passaggio. Perfetto, e questa porta qua, ragazzi, conduce. Avete visto Ada che stava sparando una tarantola? Ed era praticamente il primo capitolo dove si iniziava, diciamo, forse una collaborazione vera e propria dove reagiva proprio il personaggio. Perché nel Resident Evil 2 semmai c'era Barry che ci seguiva ma non aveva mai reagito proprio, mi sembra, se non ricordo male. E di conseguenza adesso attiviamo un attimo il treno, tramite quel pannello lì che avete visto, e possiamo entrare tranquillamente. Molto bene. Attenzione adesso, ragazzi. Adesso Ada è stata colpita, diciamo, da questo braccio qua di Birkin. Ora dobbiamo reagire per farlo un po' smettere di rompere le scatole.
Eccolo qui. In base da dove viene la polvere vuol dire che si sta per avvicinare. Attenzione, eccolo qui. Perfetto. Spariamo tutto spiano, rapidamente. Sì, abbiamo ancora abbastanza colpi della pistola. Conto proprio di finire prima la pistola che tutto il resto. Perfetto. Adesso apparirà una sequenza dove Ada gli tira una bella legnata, ha perso un pezzo e automaticamente tra un po' si vendicherà. Non ora, ma tra poco. Perfetto. Adesso la funivia ha finito il giro, usciamo. Qua ragazzi c'è un piccolo trucchetto, ma magari lo sapete anche voi. Qua dietro, vicino a questa specie di cannone, tutto, utilizzatelo per illuminare un po' la zona. Guardate, eh. E subito lì a lato ci sarà qualcosa che luccica, ed è una chiave per l'armeria presente nei laboratori. Si poteva anche evitare di sparare il razzo, però l'ho fatto per farvi vedere, appunto. Soltanto se avete dietro l'accendino potete sparare il razzo, altrimenti se con Claire non avete dietro l'accendino potete semplicemente cercargli attorno e lo trovate. Attenzione che in questa zona qua che ci sono parecchi zombie. Qua adesso devo utilizzare il fucile. Spariamo la testa in modo tale da non avere al tanti altri problemi, però io consiglio di andare là in fondo, ragazzi, per un motivo. Perché guardate qua in fondo che cosa c'è. Sì, eccolo qui, lo sapevo io. Preso. Esaminando il cadavere di questo zombie, otteniamo le parti per il fucile. Per ottenere quindi un potenziamento veramente eccellente. E inoltre con questo potenziamento qua ricaricheremo anche il fucile stesso. Quindi una volta scarico vi consiglio appunto di potenziarlo in modo tale da avere altri colpi gratuiti. Per di più 7 diventano, non più 5 ma 7 se non ricordo male. Qua esistono altri zombie. Tram, una legnata. Perfetto, guardate, eh. Ops. 7 sono diventate al posto di 5. Ma stavo per reagire, vabbè, Ada mi ha salvato. Boh, adesso possiamo fare una piccola combinazione. Beh, una la utilizziamo e l'altra combiniamo. E siamo a posto. Proseguiamo sempre per questa strada, qua ci sono ovviamente due zombie, una legnata di questo fucile qua, avete visto come li ha proprio sistemati per bene. È veramente forte questo fucile. Necessario appunto per battere Birkin tra poco. Saliamo le scale, ok, adesso riusciremo a trovare anche parecchia roba utile da mettere nel nostro inventario. Allora in primis raccogliamo questo spray che ovviamente va depositato. Poi avviciniamoci al bancone stesso. Per reperire, vabbè, i colpi del fucile che li mettiamo sempre i soliti e i colpi della Magnum che giustamente depositiamo perché adesso non ci servono. Apriamo di nuovo il baule, il box, come voi volete chiamarlo, depositiamo prima di tutto lo spray come vi dicevo. La chiave dell'armeria, la manovella, proiettile della Magnum e basta, possiamo uscire tranquillamente. Piccola cosa per chi non lo sapesse. Qua in un angolino sono presenti dei colpi della pistola, se non sbaglio, qua dietro da qualche parte. Aspettate, eh sì, eccoli qua. Benissimo, 15 colpi, che giustamente possiamo anche ricaricare la nostra pistola. Qua è presente anche la mappa. Molto bene, adesso per avviare, diciamo, il treno. O meglio, non è proprio un treno, non saprei proprio come definirlo. È presente, diciamo, una piccola chiave qua nella sala di controllo, che serve appunto per dare il via a tutto. Molto bene, adesso usciamo di nuovo esternamente per far partire il meccanismo. Vai.
Adesso utilizziamo nuovamente la chiave, avete visto luci verde, tutto è entrato in partenza e adesso avremo una bella sorpresa. Molto bene, adesso qua le rotaie si stanno modificando perché cambierà la sezione di trasporto. Ecco qua, Ada è stata proprio ferita a morte da Birkin, ovviamente ha ricevuto un colpo talmente forte che è stata un po' tramortita. Adesso ovviamente ce ne saremo accorti che c'è un problema qua. E dobbiamo uscire esternamente per vedere dove è il problema. Ok, la porta si è chiusa, che verrà sbloccato non appena il peso sarà diverso. Ed eccolo qui, ragazzi, molto più arrabbiato del solito, anzi io direi arrabbiatissimo, totalmente arrabbiato. Anzi, talmente arrabbiato che adesso vuol farcela pagare. Eccolo qui. Ovviamente io suggerisco di, in primis, di utilizzare il fucile, perché proprio delle stangate gli tiriamo. Avete visto che ha un enorme rinculo questo fucile, quindi è un po' lento, però la potenza è senza ombra di dubbio una bestia. Ah, mi ha preso. Ok, adesso ci mettiamo un attimo in sezione giusta. Perfetto, dai, questo adesso è tutto nostro. Quanti colpi abbiamo? Io consiglio di ricaricare se avete dei problemi. Proprio adesso, proprio legnate secche, secche. Perfetto, dobbiamo insistere. Hai ancora pochi colpi. E se ne va. È andato. Possiamo tranquillamente rientrare nel nostro vagone. Assistere, diciamo, la sequenza finale di questa parte. Molto, molto bene. Ovviamente adesso Ada è ferita, adesso la riporteremo in una stanza, diciamo, in una stanza dei laboratori. E di conseguenza, ragazzi, con questa stanza qua. Ecco Ecco, piccola scena commovente, ragazzi, dove Ada dirà a Leon di andarsene. E ovviamente Leon in tutti i modi vuole tirarsela dietro, ma lui non sa, diciamo, i veri scopi di Ada. Non sa proprio nulla e ci rimarrà molto male sul fatto quando lui scoprirà che lei non è altro che una spia mandata lì per recuperare un campione di virus. Di conseguenza ci rimarrà molto molto male, ma si vedrà poi nei capitoli successivi a questo, come si noterà nel Resident Evil 4 e nel Resident Evil 6, proprio nella campagna dedicata a Leon, come lui bene o male nutre ancora dei sentimenti nei confronti di lei, nonostante siano passati anni da questo spiacevole episodio. Perfetto, adesso non ci resta far altro che recuperare la roba che abbiamo qua dentro. Ovviamente riutilizziamola perché Birkin mi ha tirato una legnata. Raccogliamo i colpi del fucile, i colpi della Magnum presenti qua sul tavolo, depositiamoli e poi posso dire che questa parte, diciamo la parte 6, è conclusa. Non perdetevi, vi raccomando, è la parte settima, nonché la parte finale. Adesso vi saluto e ci sentiremo nel prossimo video. Ciao a tutti.